ore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Perfetto, eccoci qua in studio, benvenuti, bentornati a tutti i nostri carissimi amici ascoltatori, soprattutto vecchi e nuovi, e stasera è una puntata scoppiettante, perché in studio abbiamo un sacco di ragazzi, un sacco di giovani, e li presento subito, immediatamente. Voi conoscete Punti di Vista, una trasmissione che noi facciamo in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Salutiamo il direttore Antonio Mattia, e direttore stasera presente in studio, ma dietro alle telecamere ci sta il famoso barone Zazà, che ci fa un saluto. Barone, saluto generale. Ecco, un saluto generale. Io invece passo a salutare e a presentare i nostri giovanissimi, bellissimi e bravissimi ospiti: Chiara Biagini, produttrice e regista; Annalisa Normali, io spero di nome e anche di fatto, produttrice ed aiuto regista; il bravissimo Vincenzo Limongelli, produttore e aiuto regista. Qua aiutano tutti, poi vediamo chi fatica dopo. Poi abbiamo Isabella Michel Pisco, fotomodella e futura
la vedremo presto in qualche produzione televisiva, futura attrice. E poi la bravissima, perché ho visto dei lavori di Melissa Fusari, fotografa, ma è quasi riduttivo, è un architetto della fotografia, ho visto dei lavori veramente meravigliosi. Però adesso bando ai complimenti, bando alle ciance, andiamo subito a fare il nostro primo giro di domande e partiamo dalla nostra produttrice regista. Chiara, ma come, io darò del tuo a tutti stasera, sono ragazzi, di solito in televisione ci diamo del lei, ma come faccio a darvi del lei? Quindi, come ti è passato per la testa? Perché ho fatto il produttore per un pochino di anni, dopodiché mi sono fermato e ho detto, oh madonna mia, che ho combinato? Come ti è venuto in testa sta cosa? Vabbè, innanzitutto non sono solo io la produttrice, ma ci sono anche loro due che siamo tutti e tre i produttori della compagnia. A me è venuta un'altra idea in testa. Guarda in camera, so bene di profilo e sei mostruosa. Allora, a me è venuta in realtà un'altra idea in testa, quella di creare appunto uno spettacolo un po' particolare, un po' difficile anche, e loro mi hanno appoggiato in tutto e per tutto. E questa è l'idea un po' folle in realtà, non è stato tanto il produrre, ma lo spettacolo in sé per sé. Poi parliamo anche dello spettacolo. Esatto. Adesso... E la compagnia, diciamo che abbiamo voluto iniziare un nostro percorso perché abbiamo voluto credere in noi stessi, ecco perché abbiamo voluto creare questa realtà, una nostra realtà, e così abbiamo iniziato a fare poi spettacoli. Io voglio dire a tutti quanti voi presenti, e lo dico anche a me, che noi abbiamo tolto di mezzo le telefonate da casa perché ci rubavano un sacco di tempo e non riuscivamo poi a parlare come piace a noi fare con i nostri ospiti, però non ci sono telefoni, ma arrivano messaggi perché c'è il numero di telefono pubblicato, ecco qua. Allora, un grandissimo saluto va a Sergio e Tiziana, nostri carissimi amici che ci seguono da sempre. Questa è l'ottava stagione che Punti di Vista va in onda e abbiamo raggiunto dei numeri veramente fenomenali di indici di ascolto, certificati chiaramente e non come fa qualcuno, sai, voglio fare il bravissimo. Quindi torniamo ad Annalisa. Annalisa, abbiamo detto che sei normale, ormai da casa si sono quasi convinti, adesso dimostracelo. Quindi tu sei una coproduttrice di questo spettacolo, dimmi solo l'anima dello spettacolo. Non... Allora, lo spettacolo parla del bullismo. Ah, bellissimo. Tutto ottimo. Non toccare il bullismo. Tutti gli aspetti del bullismo, quindi è veramente interessante. E sono tantissimi, sì. Molteplici. Sì. E quindi, nello specifico, in questo caso? Bullismo possiamo dire, sì, perché poi tocca il cyberbullismo, il body shaming, quindi ne tocca parecchi. Sì, body shaming, omofobia. Poi appena andate in teatro voglio essere vostro gradito ospite. Invece questo ragazzo io lo vedo e in mezzo a sé due. Tra le grinfie. Tra le grinfie. Quindi Vincenzo, produttore e aiuto regista. Fare il regista è un mestieraccio, io lo faccio perché faccio documentari, lo dicevo prima fra le righe, anche a telecamere spente, abbiamo fatto una produzione bellissima per Globo TV in Brasile e vi dico che è un lavoraccio. Sì. Fare l'aiuto regista è la cosa peggiore, perché il regista sfoga tutte le sue frustrazioni sull'aiuto regista. Ma chi è il regista della effettivamente lei, sì. Però io la vedo brava perché c'ha l'occhietto tranquillo. Non tanto. Non tanto. Qual è la sensazione, l'emozione di stare alle spalle di chi sta dietro una telecamera e gestisce? Allora, è la tua prima esperienza, presumo. Sì, esatto. Per tutti qui, voi sì. È una prima esperienza, sì. Che belli. Questa qui è stata un'esperienza effettivamente molto faticosa, perché stare alle spalle di un qualcosa di così grande, perché ad esempio noi nel musical abbiamo a che fare con tante persone da dover gestire, quindi tra ballerini, attori, tecnici, musicisti. Quindi musicisti, sì, assolutamente. Quindi è una faticaccia, soprattutto cercare di far coesistere il tutto, ecco. Poi mi racconterai qualche aneddoto. Questo primo giro di domande è proprio, sì, per conoscersi, ragazzi. Fatemi parlare con Isabella. Isabella, omen, bella, bellissima, bravissima. Io ho visto delle immagini, l'ho vista addirittura trasformata. Lei, lo dico tra virgolette, è una ragazzina. Quanti anni hai? La settimana prossima ne faccio 15. La settimana prossima, però lei aveva un sogno e questo sogno veramente lo stai realizzando un pochino alla volta, grazie anche a Melissa, credo di, sì, capire. Come ti è venuta nella testa di diventare modella e poi questo grande passo
di voler addirittura solcare le scene. Dai, parlami di te. Allora, parla a tutti quanti loro. Allora, Melissa è stata conosciuta in una maniera, penso, molto casuale, cioè nel tentativo di entrare a far parte di un'agenzia ho conosciuto lei e devo dire che il 29 settembre del 2018 penso sia stato uno dei giorni più belli della mia vita perché l'ho incontrata per la prima volta e da quel giorno abbiamo cominciato ad avere questo rapporto molto 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 bello e devo dire per me lei adesso è come una sorella maggiore, quindi se già da piccola guardavo le persone in televisione e dicevo oh, voglio diventare come loro, grazie a lei adesso questo sogno sta ci crescendo sta ogni giorno sempre di più. Che bello, vedete che volere potere le cose poi, mentre stiamo parlando scorrono anche le immagini, poi facciamo scorrere anche le immagini del teatro e abbiamo una veterana, anche se è giovanissima, Melissa Fusaria ha un background abbastanza importante alle spalle. Io l'avevo detto prima in apertura, lei fai, io, è una mia impressione, sei un architetto dell'immagine. Parlaci sì. di te, dai. Io nasco come ritrattista. E lo si capisce anche un poco perché c'è quel tocco sì. veramente pittorico nelle immagini. Sì, e lavoro tantissimo con i personaggi famosi e con tante testate giornalistiche. Molto importanti e non è stato semplice iniziare però adesso sì, è un ambiente sono, abbastanza sì, complicato sì. anche molto tortuoso come un po' anche quello del teatro ma in generale quello là dello spettacolo sì è molto difficile sì, è anche noi io anche quando avevo i capelli ho iniziato questo percorso vi assicuro che veramente non è stato facile e mi sono dovuto fare spazio aggomitato. Vai. Adesso comincio a vedere i risultati e sono bellissimi, quindi hai un profilo bellissimo, ma dovete guardare tutti quanti in camera, so da casa vedono il naso, i capelli, dovete guardare sempre in camera, non parlate con me. So che è un po' complicato, quindi ritorniamo a Chiara. Ci siamo fatti questo primo giro allegro per mettere anche a loro agio questi ragazzi che forse è la prima volta che appaiono in televisione. No, allora, io devo dirvi che Canale 86 è un canale storico, un canale importante che ha degli ascolti veramente importanti e quindi chi non lo sa, voi che da casa che ci seguite da sempre, insomma, ripeto, siamo all'ottava stagione, lo sapete, ma ci sta facendo zapping in questo momento, fammi vedere questo che sta dicendo. Stiamo raccontando dei sogni e delle storie di questi giovani, di questi ragazzi che partono dal teatro per poi finire sulle passerelle, ma anche chi le porta sulle passerelle attraverso il lavoro dell'immagine. L'immagine, questo è un mondo dove si vive di immagine, nel teatro non è propriamente così, nel teatro sei bravo o non vai da nessuna parte. Noi abbiamo fatto la terza puntata, e ne parlai con te Chiara sì. telefonicamente, sì, sì, l'abbiamo sì. fatta dedicata al teatro e in studio avevamo degli attori ormai navigatissimi. Qual è l'obiettivo che vi siete dati, se vi siete dati un obiettivo? Allora, noi in realtà abbiamo vari obiettivi. Il primo è portare appunto un messaggio molto importante che chi fa questo mestiere può farlo indipendentemente dalla propria forma fisica, indipendentemente da delle caratteristiche che si ha. In televisione sì, ci vogliono determinati canoni, però in teatro noi appunto facciamo ballare persone in carne, abbiamo un coreografo che bravissimo bello. Che fa ballare, lo posso dire chi è il coreografo? È Paolo Broscritto. No, dovete dire Paolo tutto. Broscritto che ringraziamo tranne le parolacce perché quasi può dire tutto. Paolo Broscritto che ci ha fatto delle coreografie bellissime non solo per questo spettacolo che diciamo quello io mentre parlo con loro ci ho avuto già 32 domande da casa ragazzi ecco, calmi, infatti qui non siamo riuscirò in ad accontentare tutti ne sceglierò qualcuna e una è arrivata proprio in tempo reale fare ballare delle persone in carne sì. è un'opera non complessa voglio dire perché tante volte anche le persone hanno una grazia e uno stile che uno secco secco come guardate quanto sono belle non riesce ad avere. Non è questo, è proprio la convinzione che non si possa ballare se si è in carne. Invece progetto teatrale più che dello spettacolo dove toccate dei temi di grandissima attualità, quindi perché avete scelto questo filone? Perché è una moda adesso parlare anche di questo o perché ne avete sentito proprio l'esigenza? Ne abbiamo sentito l'esigenza perché in parte alcuni di noi hanno proprio vissuto queste cose a scuola
E noi lavoriamo proprio per le scuole, soprattutto per portare questo messaggio e per far sì che i ragazzi capiscano che il bullo effettivamente è un perdente anche lui, perché anche lui è un debole sostanzialmente. Noi abbiamo fatto più di una puntata dedicata al bullismo, quando quella ragazza poverina Marisa si suicidò a soli 26 anni e lanciandosi dalla finestra. Il bullismo è veramente una malattia, è una patologia dei deboli, affligge prevalentemente i deboli che fanno gli spacconcelli sui perbene, non sui deboli, che il vero debole è il bullo. Vai avanti. E che quindi è proprio inutile fare atti di bullismo, non porta da nessuna parte. E si diventa anche un po' ridicoli per certi aspetti. E comunque stiamo vedendo che i ragazzi dopo lo spettacolo riescono a capire, ad entrare un po' in quest'ottica, almeno lo speriamo. Sì, no, ma appunto per questo voglio aggiungere una cosa. Prego. Importante su questo tema. Noi abbiamo trattato questo tema in particolare perché nella nostra compagnia, che è formata da 15 attori in scena e dietro le quinte, vabbè, ce ne sono di più, ovviamente siamo... importante. Sì, esatto. Sì. Quindi, però dimmi una cosa, fra musicisti, ballerini e attori, il cast è di quante persone? 15 persone in scena, cioè quindi proprio in scena, sono, scena 15. Sono 15. E poi una cosa importante è che noi in questo spettacolo balliamo, cantiamo e recitiamo contemporaneamente. Il che non è proprio per tutti e da tutti. Per essere degli esordienti devo dire veramente un applauso, bravi, 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 perché è complicato, siete partiti dall'alto e non dal basso. Invece con Vincenzo, voglio dire, Vincenzo, tu, a parte il ruolo, abbiamo detto, di aiuto regista, eccetera, hai anche delle parti di attore all'interno? Sì, esatto, sì. Ognuno di noi ha delle parti di come attore, insomma, in questo spettacolo. Io interpreto il capitano della squadra di basket, che inizialmente è il bullo della situazione, quindi è colui che... mi fai cadere veramente... Vai. È colui che bullizza il gruppo dei perdenti. Invece loro due, lei è l'altra protagonista che fa parte, insomma, del gruppo dei perdenti, con lei. Quelli che vengono bullizzati. Esatto, quelli che vengono bullizzati. Noi siamo le bullizzate. Posso dire, queste due furbette qua, la faccia delle perdenti non ce l'hanno, e se dicesse una cosa diversa... E infatti proprio per questo il messaggio, è giustissimo, è questo, non esiste in realtà un perdente, siamo tutti perdenti. Si è perdenti quando non si ha fiducia in se stessi. E quindi come finisce questa cosa? No. No, non voglio sentire che l'assassino. Dico, come finisce, nel senso, finisce nel senso il che, suo ruolo? No, finisce che i bulli alla fine si uniscono con i perdenti e diventa tutto un gruppo, cioè nel senso che non esistono. Vengono accettati. Esatto, perché poi esatto. Il bullo è quello che sostanzialmente da qualcuno viene anche applaudito perché lo temono un pochino, lui si sente un pochino quello tosto fuori dal coro. Però in questo caso vengono accettati proprio i bulli. La vera forza e la vera speranza del bullo è quello poi di integrarsi e di essere parte del gruppo. Esatto. E quindi tu realizzi questo alla sogno. Fine, sì, esatto, i bulli fanno poi parte del Glee Club, non è il contrario, che insomma che i perdenti si innalzano ad una situazione di popolarità della scuola, ma sono proprio i bulli che fanno un passo indietro e capiscono che insomma il modo di agire che hanno fatto fino in quel momento era totalmente sbagliato, e quindi creano un gruppo unico, ecco. E tutto attraverso la musica. Attraverso la musica, che è bellissima. È uno dei messaggeri principali di informazione, ma anche di messaggi culturali, la musica, l'arte. Infatti durante il periodo Covid, quando i teatri sono stati chiusi, la gente si è incattivita, si è ingrigita, perché mancavano questi input. C'è stato uno degli attori, i nostri ospiti, che ha creato uno spettacolo ad hoc che si chiama Fact Page, che consiglio a tutti quanti di vedere, perché Massimo è il massimo, e il programma che fanno è stupendo, è veramente da vedere. Onore ai due miei amici. Isabella in francese, Isabeau, che è il nome di una principessa. Tu sei una principessa, una principessina sicuramente, e abbiamo detto che tu hai non raggiunto un sogno, ma stai cominciando l'obiettivo, anche se sei giovanissima, bellissima e bravissima, però un obiettivo come primo step, perché sai benissimo che non si arriva, effettivamente non sia proprio una botta di fortuna, non si arriva immediatamente sulle grandi passerelle. Ti sei data un pochino dei limiti, ma soprattutto anche un'idea
del sacrificio, perché è un lavoro che richiede un impegno fortissimo, giusto fotografa? Eh sì, quello molto. Della modella è qualcosa di io non potrei mai lavoro fare molto duro. Oggi approcito, per esempio, ho mangiato alla grande uno spaghetto con le cose. Figuratevi se posso fare il modello, posso fare per una trattoria. Dicevamo? Allora, io sono sempre stata cosciente di tutto ciò che sarebbe potuto capitare, diciamo, come modella, a partire da quello che può essere un disturbo alimentare, in quanto il mondo dello spettacolo è purtroppo orribile, ma allo stesso tempo fantastico. Poi, quindi sei molto, molto consapevole, è bella sta cosa che stai dicendo, sì, mi piace. Ne sono pienamente consapevole, però è talmente bello riuscire a vedere, insomma, questi grandi l'altra faccia della medaglia, diciamo. Sì. Perché vabbè, il sentito dire una cosa, poi essere là sulla passerella, i flash, le telecamere, le cose, ti danno quella carica, sì, ti esaltano un pochino, sì, è vero? Sì, in realtà tutto ha i propri aspetti positivi e negativi, quindi alla fine dico ok, uno può anche pagare un prezzo magari con la propria salute, però fino a che è una cosa che almeno a me rende felice, penso vada bene correre questo rischio. Poi ovviamente so che non è una cosa positiva. No, io so che c'è una mamma che ti controlla moltissimo, quindi sì, i rischi sono sicuramente tutti anche calcolati. Anche controllata a vista. Ecco. Tutti i secondi, quindi. E poi è brava, perché io da cattivo giornalista la interrompo ogni tanto proprio per vedere se lei riesce a riprendere il filo ed lo fa bene anche, non è uno scherzo, questa è una cosa molto importante, continua. Mi ha lasciato un attimo spiazzata. Io ecco, lo faccio a posto, sono pessimo. Allora, Melissa, pregi, sì, e difetti di questa modella. Allora, Isabella ha un'intensità pazzesca, che io faccio fatica ancora adesso a trovarla in tante modelle e in tante persone. E tra poco abbiamo in progetto, lei scatterà per una collezione, per un brand famoso, che non posso farvi nomi per no, ora. No, non li facciamo, se no facciamo pubblicità. Però, e gli sponsor ci minacciano. Sì, okay. E quindi sono molto soddisfatta di questa cosa e spero che questo porterà... Hai parlato di intensità, mi, sì, piace questo aggettivo. Sì. Sì, Isabella ha un'intensità che, ecco, come ho detto prima, fatico a trovarla in tante persone. E lei riesce a stare tranquilla davanti, Legia, a un obiettivo. Legia, mi fate scorrere le immagini di qualche posto, sì, di Isabella, gentilmente, grazie, eccola. Sì, è tutto, ecco, in, cioè, modo naturale. Cioè, lei riesce a trasformare. Sì. Isabella è una ragazza bellissima, però è una ragazzina di 15 anni. Guardate qua. Sì, anche le pose naturali. È un dipinto, sta, sì, ragazza. È bravissima, è portatissima. Quindi è facile lavorare? Sì, facilissimo. Invece non è facile lavorare con questi qua, Chiara? Non è assolutamente. Assolutamente. Con nessuno di questa compagnia è facile lavorare, compresa me però. Però siete un bel gruppo affiatato, affiatatissimo, come sono affiatati anche i nostri sponsor, perché pressa spinge la pubblicità, quindi a fra pochi minuti. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488.
Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Eccoci qua, ritornati in studio, bentornati a tutti quanti gli amici da casa. Noi a telecamere spente stavamo un pochino chiacchierando e volevo convergere e fare un'unica domanda valida per tutti quanti, perché siete tutti quanti giovanissimi, e questa è una domanda che io ho posto a persone della mia età e anche un pochino più giovani. Però oggi tra gli adulti, per esempio, è frequente il pensiero secondo il quale i giovani non sono particolarmente interessati all'arte o alla cultura. Secondo voi è veramente così? La domanda vale per tutto e non voglio scopiazzature. Chiara? Sì, in realtà non è voi proprio siete questo, l'esempio sì. Proprio vivente, esatto, che non è così. Esatto, non è così. Solo che devono essere stimolate le persone, devono essere stimolate, e alcune volte mi permetto di dire che non aiuta la televisione, perché si pensa di poter fare questo mestiere senza studiare, invece no, bisogna studiare, questo che deve invogliare i giovani a farlo, e a fare questo mestiere studiando tantissimo. È quello che però spaventa, perché molte volte si cerca la strada più facile con la televisione, ma invece no, si deve cominciare a studiare, ed ecco, è per questo che i giovani a volte sono molto poco invogliati, soprattutto perché non capiscono, almeno per quanto mi riguarda, la cultura del teatro. Molti teatri adesso sono in difficoltà, non solo per la pandemia, anche perché molti giovani non vanno a teatro. È questo che noi stiamo cercando di fare, portare i ragazzi a teatro per invogliarli a dire quello che voglio fare anch'io. E questo è il nostro obiettivo. No, noi diciamo che questo paese è stato costruito anche grazie al teatro. C'è una famosissima opera di Verdi dove la gente dallo scalone, ma anche dai palchetti, lanciavano la parola Verdi per dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. E quindi è stato proprio il motore, il teatro, che ha fatto
veramente nascere anche le basi per formare questo paese. Vai tu. Allora, io credo che l'arte sia una cosa importantissima. Mi soffermo più sulla musica perché io principalmente sono una cantante e credo che la musica in generale, se la studi, se la pratichi, ma solo se la ascolti, è il mezzo di comunicazione più grande. Sì, e quindi sono d'accordissimo. Io credo che i ragazzi, ecco, come diceva lei, se stimolati possono arrivare a quello, ma anche solo ascoltando la musica possono esprimersi, perché la cosa importante è trovare una strada per esprimere e capire i propri sentimenti. Brava, mi è piaciuta molto questa sintesi. Vai Vincenzino. Allora, come diceva Chiara, il nostro obiettivo per l'appunto è quello di avvicinare proprio i giovani al mondo del teatro e dal musical. Proprio per questo noi ci affacciamo ad un pubblico di ragazzi e di bambini, proprio perché speriamo che tra loro scatti quella passione, scatti quell'interesse, scatti quella curiosità che li invoglia poi in futuro a proseguire, ma non soltanto come, diciamo, artista, ecco, perché poi c'entra i vari ragazzi, c'è qualcuno che ci ha fatto questa domanda, ci ha detto: ah, io da grande vorrei diventare come voi, e per noi è stato veramente una grandissima qua soddisfazione. Dovrebbe scattare, se avessi pubblico in studio, qua dovrebbe scattare l'applauso per quello che sta dicendo Vincenzo. Bravo Vincenzo. Grazie. Veramente. Io adesso faccio impazzire un attimo la regia, perché voglio partire da Melissa, che mi diceva: Sergio, non farmi parlare tanto. Melissa, io mi sono preparato un'ottantina di domande per te. E poi ti devo fare delle domande, perché tu non immagini quanti giovani e giovani vogliono intraprendere la tua strada. La storia della fotografia è stata un crescendo di scoperte e di innovazioni negli anni che vanno addirittura a cavallo fra il 1830 e il 1850, quindi periodo della nascita della fotografia che tu hai studiato e conosci benissimo. E quindi la fotografia rappresenta un mutamento straordinario. La domanda è questa, però: la fotografia è quell'arte tecnologica resa possibile da uno strumento denominato macchina. Quanto è importante il tipo di macchina fotografico? Quanto aiuta? Allora, questo è facile per una fotografa. Non è la macchinetta fotografica che fa il fotografo, ma è la fotografa che fa la foto. Quindi possiamo avere anche il telefonino, se sappiamo scattare, sappiamo creare un'arte con la fotografia. E è importante quando arriviamo a dei livelli come fare servizi fotografici di moda, perché se non abbiamo l'illuminazione giusta, non abbiamo la macchinetta che ha tanti pixel, che riesce a cogliere tutti i dettagli, è un problema. Quindi sì, la macchinetta conta, però come ho già detto prima, è il fotografo che fa la fotografia. Bene, bene. È esaustiva come una buona Hasselblad. Allora, diventare modella o modello, come dicevamo poc'anzi, carissima Isabella, è il sogno di ogni ragazza o ragazzo che ama ardentemente moda, abiti firmati, il fascino, i lustrini, eccetera. Essere al centro della scena e i viaggi, quanto poi spingono verso questo settore, secondo te? Il fatto di essere sempre in giro per il mondo, in foto, questo ti è passato un po' per la testolina? Allora, credo che comunque il fare molti progetti, essere messi insomma in mezzo a tanti progetti, possa far crescere una sicurezza nella persona che vuole intraprendere questa carriera. Quindi sì, credo che possa tranquillamente aiutare, poi ovviamente... No, essere uno stimolo in più. Sì, esatto, uno stimolo in più. Poi ovviamente c'è anche chi implode d'ansia, ma quelli sono dettagli, però la maggior parte delle volte è sempre un'esperienza unica che lascia sempre tantissimi bei ricordi, specialmente se viene fatto con persone con cui si ha un particolare legame affettivo. Ma soprattutto dei bravi professionisti, perché sì, stanno anche dei ciarlatani e degli improvvisati ai quali non dobbiamo mai dare assolutamente ascolto. No, scusatemi da casa, io sto guardando, vi giuro che sto guardando le vostre domande. Non è che non le voglio fare perché vi trascuri, ma ho tante cose da chiedere a questi ragazzi. Io vi ringrazio veramente, so che mi perdonerete perché mi volete anche un po' bene, me lo scrivete, tranne se non scrivete fesserie,
Quindi stasera non voglio fare domande da casa, voglio fare esprimere loro. E quindi il teatro è anche un'occasione di distrazione di massa, secondo te? Io sono stato tre sere fa a un evento meraviglioso prodotto da Marisa Laurito, siamo stati al Trianon e parlavamo appunto di femminicidio e di bullismo, un programma bellissimo, anzi un applauso a Marisa che è un'artista straordinaria, veramente straordinaria, e ci sono stati dei racconti dal vivo di donne veramente che hanno avuto una vita bruttissima con degli uomini sbagliatissimi. Quanto distrae, quanto aiuta il teatro quell'ora di risate, quell'ora di ballo, quell'ora di musica, quanto è importante per la vita sociale, perché il teatro è anche questo, no? Sì, esatto, neanche però a farla apposta hai citato un messaggio molto importante, che è appunto il femminicidio, e noi abbiamo fatto anche uno spettacolo per delle scuole proprio per su questo argomento. Però quando noi andiamo in una scuola o in un teatro, proponiamo i nostri spettacoli dicendo: uscirete da lì con un messaggio molto importante, ma vi sarete anche tanto divertiti. E questa è la cosa, questo è il nostro scopo. Sì, la leggerezza con cui trattiamo alcuni temi, ovviamente, perché altri non possono essere trattati in maniera, diciamo, divertente. Ecco, però noi cerchiamo di regalare delle emozioni, soprattutto divertenti, un po' più spensierate, in quelle due ore, insomma, un'ora, due ore che passano in teatro, e quindi è importantissimo in realtà. Guarda, i nostri ascoltatori, per dimostrarci che ci seguono, fanno le foto e me le mandano, sono meravigliosi. Veramente grazie a tutti quanti voi che ci seguite da casa, veramente per me è un grande privilegio entrare nelle vostre case, soprattutto a quest'ora, siamo in fascia preserale, e dopo di noi ci sarà il TG Presumo. E parlavamo di veramente socializzazione, è un po' come scambiatevi un segno di pace, perché poi con il vicino di poltroncina uno scambia la battuta, ma guarda, sì, quella che ha detto, guarda quello come va, ci sta anche il bullo in teatro che fa anche un pochino il fessacchiotto vedendo ballare. Un aneddoto? Oddio. Sì, ce ne sanno tanti, troppi e io sono fra quelli, rido anche di me stesso perché mi sono impaperato dopo quasi 10 anni di attività. Ce ne sono veramente troppi, per questo ride, perché sentiamo Annalisa, perché ora non mi viene. No, non ti viene? Poi no. Veniamo anche noi, ragazzi, se volete. No, come? Assolutamente. No, nel senso dico, parlate con noi, non fra di voi. No, e il problema è che essendocene tanti di aneddoti che succedono in scena proprio davanti, e noi non possiamo ovviamente farlo notare al pubblico, e ridiamo, tipo non parte una base, a proposito della base, il maestro Ciro Perna che ci fa le basi, però gli arrangiamenti, ciao maestro, però no, ce n'è uno in particolare che mi permetto di raccontare io, in realtà, perché è successo proprio a noi. In scena una ballerina aveva i lacci slacciati, ah, e sì, durante la scena, io proprio mi giro verso l'attore che c'è dietro di me, che stava parlando, stava dicendo la battuta, e faccio sulla scenografia, inizio a dire alla ballerina: guarda, c'è la castata, e lui mi si gira con nonchalance e dice: che c'è? In scena. Bellissima. In scena però questa cosa, e immagina le risate che in realtà noi volevamo fare, oppure la quindi sua non dizione. Grazie, era diretta. Chiara. Sì, 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 succedono spesso. E poi anche un'altra cosa, io sono molto fissata con la dizione, molto, e lei in scena ha solo quindi un difetto. Quindi hai visto adesso che mi sono impapucchiato? No, no, ma non hai è no, visto lei di parla me. Proprio di proprio della, io ho un degli problema accenti con le B. Con le B. Quindi dico bene con e tante io ho messo B, una battuta. Io ho messo una battuta. Questa battuta che dice appunto: Sara, cos'hai? Sei pallida? E lei dice: non mi sento bene. E lo dice così. Sentono così, ora l'ho marcato. Sentono così, no? Ecco, e succede questo in scena. Esatto, e quello che succede in scena, tra l'altro, è questo, capito? E noi non possiamo ridere però. E quindi succede di tutto. Oppure lui si dimentica sempre le cose. Ok, vince. Che bello questa. Ehi, ragazzi. Ti tocca, dai, cosa dimentico? dimentico. Ma il copione ve lo studierete. Dai, racconta di Gris, racconta di Gris. Ah, questo è un aneddoto bellissimo, quello di Gris. Ah, okay. Che praticamente avete fatto anche Gris? No, perché in questo spettacolo facciamo vari... c'è anche questa canzone. Ah, c'è uno spezzone? Sì, esatto. C'è l'aneddoto di Gris, che praticamente la base musicale fa prima due giri e poi devo attaccare, insomma, con la canzone. E
Tu canti anche? Sì. Dopo voglio sentire un pezzo da tutti e due veloce. Ma pure lei canta, eh? Tutti e tre cantiamo. Mi sussurrate un pezzetto velocissimo, perché noi abbiamo 5 minuti ancora, è volato l'ora, avete visto? Ah, avevate tanta paura tutti quanti. Io sono mezzo ciecato, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione, quindi un altro giro di domande. Ok. E quindi doveva partire, insomma, questa. Dovevo partire a cantare, soltanto che mi ero un attimo distratto, per cui sbaglio l'attacco. Lei è stata molto brava in scena, perché ha interpretato, perché il suo personaggio è un personaggio un po' acido, un po' quelle antipatiche che sono tutto io, insomma. E quindi stoppa, dice: no, maestro, si fermi. Non è così che inizia la e così la io ho fatto ripetere la canzone. E quindi poi da casa o dal teatro. Sembrava fatto apposta. Sembrava una battuta del copione. Esatto, invece è stata brava lei. È stata brava, ma soprattutto è riuscita a mettere una tuppa. E torniamo a te, Isabella. Allora, abbiamo parlato dei sacrifici, del lavoro. Ma quanto ti distoglie dallo studio, non lo abbiamo detto, tutto questo, e abbiamo toccato una nota dolente. Come stai andando a scuola? Meglio non parlarne. No, dai, bene. Non con tutte le materie. Allora, cosa stai frequentando come scuola? Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale al Liceo Virgilio. Perfetto, di Pozzuoli presumo. Sì. Ah, veramente? Abbiamo fatto uno spettacolo per loro. Davvero? Sì. Ecco. Sono venuti a vederci a Romeo e Giulietta, perché abbiamo fatto Romeo e Giulietta e loro sono venuti a vederci. Che carini, ragazzi, da casa. Guardate. La professoressa Carbone. Questa è la bellezza di punti di vista. Carbone. Il nostro punto di vista è quello di far dialogare anche loro. La conosco di nome, ma non so cosa insegni. No, tra l'altro adesso. No. E la signora del quarto piano fece la spesa quel giorno. Allora, mi vuoi dire? Lo vogliono sapere come vai a scuola, perché le mamme che ci stanno seguendo in questo momento e la figlia che... Mamma, hai visto? Annabelle, no, va bene, Isabella fa... Me la cavo, ecco. Me la cavo. Non mentire, ti sta già crescendo il naso. No, potrebbe fare di più, ma va bene. Va bene, siamo sì. Sul 6 come media? No, 7. Sul 7, andiamo. Allora, quindi bene. Va bene. 6,5-7. Io non ho mai superato il 6, figuratevi. Sono l'ultimo a poter dare lezioni. Allora, il soggetto, tu cammini per una strada, vedi qualcosa e ti affascina? Come nasce sì. Un soggetto? Parlo a lei. Cioè... Allora, mi piacerebbe andare in giro e scattare, essere affascinata, però c'è un vecchio quello che, seduto, faccio, quello che faccio io, c'è tutto uno studio dietro, cioè abbiamo si proprio un team. Si sente l'accento milanese di questa ragazza? Abbiamo un team, io ho un team e insieme studiamo cosa far uscire per quel brand, oppure che cosa è l'argomento per quella rivista. Quindi c'è tutto uno studio, un lavoro, sì. Che poi uno vede il prodotto finito e finale, sì. Però non immagina quasi mai quello che c'è dietro. Qual è la parte che ti dà più fastidio fare del tuo lavoro? La post-produzione delle foto, quindi il dopo, quindi sistemare, modificare. La correzione dei lavori. Sì, correggere magari degli orli, sistemare dei vestiti, allungare abiti, eccetera. Questa è la parte più noiosa che... Allora, di un noi fotografo, abbiamo, credo. Ci dicono dalla regia, voi da casa fortunatamente non vedete Gianluca che sbraccia da dietro alle telecamere. Abbiamo ancora un po' di minuti da spendere, quindi adesso ripartiamo da Chiara, vi do 1,5 minuti a testa, va bene così? Okay. Quindi Chiara, noi abbiamo parlato un pochino di quello che è lo spettacolo, ma soprattutto abbiamo ben spiegato qual è il soggetto, ed è un soggetto importantissimo che lancia dei messaggi veramente molto legati a questo tempo. Non abbiamo parlato, però, anche se l'abbiamo quasi accarezzato, il pubblico. Di solito io ho partecipato a qualche cosa teatrale, ma in maniera molto amatoriale, perché come avete visto sono un po', come diceva mio nonno che è nato a Parigi, un pochino zezzo. Quindi il zezzo è il famoso attore francese. Le prime file sono le più catastrofiche in un teatro. Sì, ma anche perché tutti pensano che nella prima fila si veda meglio, invece non è vero, più va indietro più si vede meglio, e le prime file sono lì attentissime a ogni errore, ogni cosa che succede, la prima fila è lì che ti guarda, ha sbagliato.
ha sbagliato, è vero, questa è una cosa vera. Chi è in prima fila è un po' più il criticone, ecco, dello spettacolo. Chi invece sta più dietro, come se si sentisse, vabbè, sto dietro, posso anche commentare, però sono sempre i più simpatici, chi sta dietro. Le prime file... Invece a te volevo chiedere un'altra cosa, Annalisa. Ritornando sulle prime file, però sono quelle che aiutano tantissimi certi attori. Per esempio, ho abbonamento a un teatro del Vomero, dove abito, e c'era un signore che si chiama Siani, non so se l'avete sentito nominare, e lui quando vede i capelloni come me, diventa il capellone, diventa un attimo il soggetto. Quindi io lo trovo non veramente molto professionale chiedere aiuto alla presenza pubblico, sì. O a un limite, o a... C'era uno a fianco a me che ogni tanto si addormentava, e là lo posso capire, una battuta. Ma quando poi tutto... avete mai utilizzato il pubblico per, non per schernirlo, ma per far ridere tutta la sala? No, questo no, proprio perché noi facendo musical... Non fate quel genere, no, è tutto un filato, quindi... Non lo fate ancora, però è quello che fa cassette e fa guadagnare un po' di soldi, ragazzi. Però diciamo che la prima fila è costretta ad applaudire per forza, quindi questa cosa ci piace. No, ci sta pure la prima fila come me, che a volte è che quando non gli piace una cosa, resta. Non mi importo proprio assolutamente, non me ne onesto. Faccio, sì, non me ne faccio proprio nulla. Qualche fischio? Pennacchia, non so, voglio dire. No, non ci è mai capitato, no, fino adesso, fortunatamente. La musica è forte, non sentiamo, esatto. La musica è forte, non le sentiamo. Allora, l'abito più bello che ti ha fatto proprio impazzire, che hai indossato. Allora, è uno che avevo comprato insieme a mia madre per andare al Teatro San Carlo. Ah! Ed è stato, penso, l'ultimo shooting che ho fatto con me. Meno male che non c'è la mamma dietro le telecamere. Quindi? Ragazzi, noi siamo in un salotto, questo è il salotto di Sergio Angrisano, si chiama Punti di Vista, ma è un po' casa mia. E io vedo che il regista mi vorrebbe strangolare, perché esco fuori scaletta, fuori copione. Ma io improvviso, insomma, sono una vecchia tacca televisiva. Dimmi. C'è la mamma dietro alle telecamere, l'avrete capito da casa. Quindi, sì. Teatro San Carlo, un vestito preso con la mamma. E nulla, andai lì con un mio amico e... Però me ne innamorai, lo comprai tipo 2 giorni prima, ma me ne innamorai. Ed è quello lì... Dell'amico? No! dell'abito? Sì, l'abito è quello lì, rosa carne, penso sì. L'ultimo. Non penso si veda però dalle foto. No, perché? No. Ma non si Però innamorata semplicemente di quell'abito. Senza fare nomi, fai solo i cognomi. Il servizio fotografico più brutto che hai dovuto fare? No, non posso. Ragazzi, io mi diverto ad imbarazzarmi. Lui gesticola, siamo in chiusura quasi, veloce, o voglio sapere. No, non esci da qua se non me lo dici. Non lo posso dire. Il soggetto, no. Perlomeno? No, nome e cognome non posso. No, nome e cognome no. Cosa hai dovuto fotografare che proprio... prodotto, qualcosa? La licenza, no? No, è tutto bello quello è che faccio. Molto democristiana, sta ragazza, già le vogliamo bene. Noi veramente siamo arrivati in chiusura e abbiamo ancora 3 minuti, però io questi 3 minuti li voglio innanzitutto utilizzare per ringraziare questi ragazzi che hanno avuto la pazienza anche di sopportarmi e soprattutto di ringraziare voi da casa. Voglio fare una cosa che non faccio quasi mai nel corso delle puntate. Io devo ringraziare gli sponsor che ci permettono di andare in onda tutti i venerdì e ormai da 8 anni e quindi sono quasi sempre, a parte qualche mutamento, sono quasi sempre gli stessi, perché vuol dire che il target, che i risultati che abbiamo portato in questi anni sono stati soddisfacenti al punto da fare riconfermare la loro fiducia nel nostro prodotto. Anzi, do una piccola anticipazione, noi a breve cominceremo a fare anche documentari, delle produzioni televisive veramente molto belle. Partiremo dall'Isola di Procida, poi ne faremo un'altra importante che già è un progetto pilota, questo qua, che è qui in un monumento napoletano meraviglioso di cui non posso anticipare neanche ancora il nome perché ci manca una firma sotto alle autorizzazioni. Io intanto voglio ringraziare
Chiara Biagini, produttrice e regista, giovanissima, bellissima, un sorriso meraviglioso, non come quello del suo papà, che è orrendo, che è un mio amico da tanto tempo, e io non sapevo che avesse una figlia artista, veramente, poi dopo gli tiro le orecchie. Poi la nostra bravissima e bellissima Annalisa Normale, che posso confermarvi a fine trasmissione, ho fatto una battutaccia all'inizio, veramente di normale sta ragazza non ha nulla. Quindi all'inizio era un dubbio, adesso abbiamo una certezza. Vincenzo, ho capito bene che è un pochino la vittima di queste due streghe. E quindi io tifo per lui, ma non perché sono mascherista, per l'amor di Dio, però lo vedo un po' la vittima di queste due arpie. Annalisa è un fiorellino meraviglioso, io le auguro veramente tanta fortuna, le auguro di realizzare i sogni che si è prefissata. Su Melissa non voglio dire niente perché è stata cattiva, non mi ha dato le risposte che voleva, però è una meravigliosa artista. A voi dico grazie, vi auguro una buona serata, una buona cena. Noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa ora, stessa rete, stesso conduttore purtroppo per voi, quindi a venerdì prossimo. Punti di vista chiude questa puntata. Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54, Napoli. 081-560-2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope.
cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714.